circuito internazionale di Sepang, che ospita la seconda gara del campionato del mondo 2012 di Formula 1, 5,5 km per 56 giri, un totale di 310 km di distanza di gara. Andiamo, subito dopo la partenza si entra in una lunga curva sinistra all'approccio verso la Pangorlot Chicane. L'uscita è una brusca curva a sinistra, dove la ruota anteriore e sinistra leggermente si solleva dalla pista. Per i piloti questo significa dover alzare il piede. L'assetto qui è un compito complicato, troppo carico costa velocità, mentre troppo poco costa aderenza. Questo tuttavia non è assolutamente tutto, perché se l'aderenza è troppa anche le gomme soffrono nelle curve ed in frenata, perciò il talento della scelta delle gomme qui è assolutamente fondamentale. L'uscita nel rettilineo dopo la Canyon Lake giunge la prima buona opportunità di sorpasso in frenata nella successiva S. La velocità in curva è di poco meno di 90 km orari, poi di nuovo sull'acceleratore si sale a 210. La temperatura delle gomme qui arriva fino a 150 gradi Celsius, l'ultima curva in seconda marcia, in pieno sotto i tetti delle pagode, e si vede arrivare il traguardo. Ora c'è una sola cosa da fare, ovvero mantenere la testa fredda nel asfissiante caldo della Malesia.